Leggiamo la predicazione di questa domenica, che è dall'Epistola ai Romani, capitolo 15, versetti da 2 a 4. Romani 15, da 2 a 4. Romani 15, da 2 a 4. Malta. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Poiché tutto ciò che fu scritto nel passato fu scritto per nostra istruzione, affinché mediante la pazienza e la consolazione che ci provengono dalle Scritture, conserviamo la speranza. E fin qui la parola di Dio, e il Signore benedica l'annuncio e l'ascolto della parola di Dio. Amen. Vi leggo su questo brano un sermone di Lutero, visto che oggi è la festa della Riforma, che lui ha pronunciato a Wittenberg il 10 dicembre del 1531. Il titolo che lui stesso ha dato a questo sermone è La Scrittura, sostegno della Chiesa. Questo pomeriggio vogliamo ascoltare la parola dell'Apostolo Paolo sulla Sacra Scrittura. Nel versetto precedente, Paolo dice che dobbiamo tollerare i deboli e non vivere per compiacere a noi stessi. A questo proposito porta come modello Cristo, che non visse a proprio compiacimento, ma si umiliò e tollerò tutti i peccatori, i miserabili, con la loro indole malvagia, come sta scritto: i vituperi di quelli che ti vituperano sono caduti su me. Salmo 69, versetto 10. Questo insegnamento vale solo per la piccola schiera di coloro che sono veramente cristiani e che prendono sul serio l'Evangelo. Essi imitano Cristo, che non adulava se stesso e non si comportava come il mondo che si rallegra delle disgrazie altrui e ride quando l'altro sta male. Questa non è virtù cristiana, ma vizio diabolico, appena possibile mettere l'altro nel sacco. Chi è ricco, potente, eccetera, punta il dito su chi non lo è e ride del male altrui. Gente di questo stampo ha la propria immagine nel fariseo del Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 11, che diceva: io non sono come gli altri uomini, rapaci, ingiusti, adultere, e neppure come quel pubblicano. Essi giuiscono del fatto che altri sono di condizione inferiore. Questo è un vizio diffuso, godere del danno altrui, mentre sarebbe giusto il contrario, avere compassione per chi soffre. Se Cristo avesse voluto praticare questa virtù infame, avrebbe potuto farlo facilmente. Infatti egli era santo e onesto, mentre noi non lo siamo, e a pieno diritto avrebbe potuto rimproverarci: voi siete degli scellerati, io invece sono giusto. Noi non avremmo avuto alcun diritto di parlare così, eppure lo facciamo. Perciò dobbiamo imparare da Cristo l'arte di rattristarci quando vediamo un difetto del nostro prossimo, soprattutto se si tratta di cose spirituali. In questo senso Agostino dice: non c'è prova migliore per riconoscere in una persona sentimenti cristiani che la constatazione che questa non giuisce della disgrazia altrui e che non diventa superbo e si gloria nei confronti di coloro che hanno peccato e che sono caduti, ammesso che uno non pecchi di proposito e dopo la caduta si rialzi. Vivere da cristiani è piuttosto sostenere l'altro e non dare peso a quanto può dispiacere. Ma purtroppo questo non succede. Un simile comportamento resta difficile per i cristiani. Certo, gli altri facciano pure così, ridano quando succede una disgrazia. Anche coloro che si dicono evangelici, sarebbe per loro la più grande gioia sapere che stiamo male. Ma se invece noi vogliamo essere veri cristiani, non dobbiamo provare gioia ma compassione vedendo il male negli altri.
Cristo ci ha dato prova di vera compassione, non soltanto nei riguardi dei nostri peccati minori, ma anche di fronte alle nostre mancanze più gravi e pesanti, quando eravamo lontani da Dio e condannati all'inferno. Egli ha preso su di sé la nostra colpa, piuttosto che giudicarci. Se Cristo, che non aveva alcuna colpa, ha agito in questo modo prendendosi cura di noi, nonostante le nostre grandi trasgressioni, che dobbiamo fare noi che invece siamo colpevoli di fronte a piccole offese? Cristo innocente l'ha fatto, invece noi colpevoli no. Tutto quello che fu scritto in passato fu scritto per nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle scritture noi riteniamo la speranza. Si tratta quindi di questo: un cristiano deve avere pazienza e non deve averla soltanto nei riguardi dei suoi persecutori, ma anche nei confronti della sua stessa gente. Io non devo sopportare soltanto di essere perseguitato da re, imperatori, principi, eccetera, ma devo anche tollerare la fragilità dei miei fratelli e quanto il loro può, dispiacermi. Certo, il mondo dice: questa è la magra consolazione, quando non si conosce altra consolazione che questa: abbi pazienza, così si potranno consolare i morti. L'Apostolo Paolo invece inizia così: dovete avere pazienza e trovare consolazione nella scrittura. Ma questo non ha alcun valore per il mondo, che invece troverebbe enorme consolazione nell'ottenere un sacco pieno di fiorini, eccetera, e attingervi a piene mani per compensare gli insuccessi. Paolo invece mi invita ad avere fiducia e mi indirizza verso la scrittura. Il mondo elogia chi divinizza Mammona, chi possiede saggezza e potere, e pensa a che vale una consolazione tanto sciocca, che non offre altro che una parola. Così pensa il mondo. L'Apostolo Paolo invece dice: se volete essere cristiani non avete altra possibilità. Adattatevi al fatto che dovete avere perseveranza nella pazienza e trovare consolazione soltanto nella scrittura. Questa è la via stretta e la salita ripida che porta alla vita, come in Matteo 7,14. Di questo consolati per diventare paziente e fiducioso nei confronti di imperatori, vescovi, eccetera. Di fronte alle masnade degli entusiasti, di fronte a vicini mal disposti, a nobili, contadini, cittadini, questa è la mia suprema consolazione. Essere paziente ed avere la scrittura? Sì, è vero che essi fanno quel che vogliono, si scagliano contro di me, essi portano la spada, possiedono fiorini, hanno terra e popolo. Io invece che cosa ho? Questo libro. Questo. Con questo mi devo difendere e non ho alcun'altra cosa che possa rendermi fiducioso se non questo libro di carta. Un cristiano deve quindi fidarsi del fatto che la scrittura è la sua consolazione. Qualora volessi consolarmi pensando all'imperatore, ciò non è a prova di spada. Se mi consolo con la presenza del principe elettore di Sassonia, o con voi cittadini di Wittenberg, col mio denaro, con la mia intelligenza, o col fatto che intendo portare a termine tutto ciò che ho in mente, in questo caso ho già perso. Dov'è la gente che in situazioni gravissime, quando è tentata da Satana, non ha altro che quell'unico sostegno che è la scrittura? Ma così deve essere, altrimenti possiamo metterci dalla parte del Papa e consolarci con la sua saggezza. Perciò da questo testo chiunque voglia imparare impari che cos'è la Sacra Scrittura. L'Apostolo Paolo osa esprimersi in modo così temerario: quello che fu scritto nel passato fu scritto per nostro ammaestramento, affinché mediante la pazienza e mediante la consolazione delle Scritture noi riteniamo la speranza. Tutto ciò non è detto solo contro il mondo. Questo trova consolazione in un sacco di fiorini e in una cantina piena di birra. Così stanno le cose per il contadino, il nobile, il cittadino. Non hanno consolazione se non sapendo di possedere denaro, grano, birra, eccetera.
Ma che fare se tutto questo non può essere d'aiuto nella morte e nel giudizio? Infatti, che fare se tu, cittadino, possiedi un sacco pieno di fiorini, ma il principe è adirato contro di te? O se tu, contadino, possiedi molto grano, ma il nobile ti è ostile? Che ti serve il tuo denaro e il tuo grano se ti verrà tolto? Le cose stanno così: se ti capita un'avversità, per te non esiste né consolazione né speranza. Alla fine devi venire ancora a cercare la tua consolazione nella scrittura. La parola dell'Apostolo va in una seconda direzione. Anche settari e entusiasti bestemmiano contro la scrittura e dicono: sono soltanto lettere scritte su carta. E come potrebbero consolare il nostro cuore? Münzer ci derise e ci chiamò scribi, ma quando la situazione si fece grave andò in rovina. In che cos'altro mai consisterà la nostra dottrina se non nelle lettere dell'alfabeto? Sì, certo, ma non ci pianti l'asso. Infatti, in questo consiste la parola di Dio, che sebbene sia scritta in libri, ha la forza di consolare le coscienze, e questa consolazione, che proviene dalle lettere dell'alfabeto, è chiamata Dio nei cieli. Per questo noi predichiamo la parola della Scrittura. Certo, la parola predicata a viva voce ha in effetti più vita rispetto alla parola scritta. Dio ha detto: quando un ministro battezza, trasferisce il bambino dal potere del diavolo nel regno di Dio, e mediante la sua parola lo salva realmente dal diavolo. Così sono stati salvati tutti i santi, fin dal tempo degli apostoli. Lo stesso avviene quando nella confessione sento la parola del perdono: è questa che mi rende beato. Lo stesso avviene quando ascolto la predicazione. Di per sé le parole non sono diverse da quelle di un contadino all'osteria. Solo che la predica retta di Cristo, ed è una parola di salvezza, di grazia e di vita che salva tutti coloro che vi credono. Ma lo stesso avviene anche quando tu non hai la possibilità di andare a sentire la predica. Allora Dio dice: la scrittura che stai leggendo è costituita da lettere, ma in essa è descritto Gesù Cristo, per questo ti dà vita. È un grande miracolo questo, che Dio si abbassi così profondamente da nascondersi nelle lettere e dita: qui sono stato descritto dalla penna di un uomo, in barba al diavolo, queste lettere danno la forza di redimere l'umanità. La Sacra Scrittura è quindi un simbolo voluto da Dio. Se tu lo accetti sei beato, non perché la scrittura è scritta con penna e inchiostro, ma perché ci testimonia Cristo. Anche Israele nel deserto ebbe una esperienza analoga. Infatti Dio ordinò a Mosè, in Numeri 21:8: fatti un serpente di rame e mettilo sopra un'asta. Chiunque verrà morso ma lo guarderà resterà in vita. Di che si trattava? Soltanto di due lettere, una S, cioè il serpente, e una C, cioè la croce di legno. Eppure Dio aveva detto: chiunque guarderà il serpente resterà in vita. E Dio disse: il legno e il serpente saranno miei, e avranno una tale forza che chiunque li guarderà sarà salvo. Analogamente avviene per la scrittura. La volontà di Dio è nascosta nel cielo, eppure dice: questa scrittura l'ho fatta scrivere io. A chi crede voglio dare fiducia. Ma gli spiriti settari, questa gente malvagia, non solo eliminano la scrittura, ma anche la parola predicata, mediante la quale all'inizio anch'essi sono stati condotti allo spirito, del quale si vantano. In effetti, anche loro hanno dovuto prima sentire o leggere questa parola. Io perlomeno sono giunto alla conoscenza perché ho sentito predicare di Cristo e della sua morte per noi, mediante la scrittura e la predicazione orale. Perciò l'Apostolo Paolo, secondo la volontà di Cristo, vuole dirci che dobbiamo tenere in alta considerazione la Scrittura, perché ci insegna quella pazienza di cui abbiamo bisogno. Essa ci dice: non posso predicare nient'altro che il regno di Cristo, un regno di pazienza e di sofferenza. Atti 14:22. Se nel mondo ci vengono inflitte sofferenze e il diavolo ci tormenta, è cosa giusta. Cristo stesso ha detto in Giovanni 15:19: il mondo vi odierà. Quindi l'inimicizia si spetta di diritto,
ci appartiene, perché questo regno e questa vita non possono essere una realtà beata ma sofferente. Invece coloro che si dicono evangelici ma sono senza Dio non agiscono bene quando ci perseguitano con il loro odio e nonostante questo vogliono essere cristiani. Se è vero che un cristiano non fa un torto a nessuno. Invece da parte di chi non è cristiano non dobbiamo aspettarci altro che sofferenze e nei loro confronti la nostra vita è destinata alla pazienza. Sono fatto per soffrire, dice il Salmo 38, versetto 18. Chi non vuole adattarsi a questo trova nel Papa e nei principi amici migliori che gli danno denaro e bene e sufficienza. Se però uno è un cristiano, deve rassegnarsi. Devo allora avere pazienza e sopportare che mi si procuri danno dei beni nell'onore al corpo e alla vita, a moglie e figli. Così infatti deve essere. Come mi consolo allora? Io non ti posso aiutare, tu devi soffrire. Ma non ci riesco, dici. Ti voglio dare una consolazione. Quale? La scrittura. Ma allora mi dai solo parole e lettere, non voglio soltanto una parola, è solo un fuscello di paglia. Se non vuoi la scrittura come consolazione, vada a quelli che hanno sacchi pieni di grano e fiorini e saggezza. Ma se guardi in profondità nella scrittura, troverai Cristo e la sua parola. Ti potrà sembrare la pagliuzza inutile, vuota e spezzata, ma credimi, quale grande potenza è racchiusa nella sua profondità. Questa parola che ti do nel cuore non potrà esserti tolta da nessuno, né l'imperatore, né il mondo, né alcun tesoro del mondo, né sacchi di grano, né fiorini, e diventerà un albero robusto, anzi una roccia. È anche vero che il mondo si opporrà a questo, ma non otterrà nulla, perché dove c'è la scrittura, là c'è Dio stesso. Infatti essa gli appartiene, ed è segno della sua presenza. Se l'accetti, hai accettato Dio. Che cosa pensi di questa realtà? Che Dio ti è vicino? Che potere avranno su di te la morte e il mondo? Lascia pure che la scrittura sia inchiostro, carte e lettere. Accanto ad essa c'è uno che ti dice che essa è sua e questo è Dio. Nei suoi confronti il mondo equivale a una piccola goccia in un secchio. Isaia 40, 15. L'esortazione di Paolo alla pazienza può sembrare al mondo una magra consolazione, e suona fiacco il consiglio di leggere un passo della scrittura perché sia ascoltato. Eppure qui si incontrerà un tale Signore di fronte al quale il mondo è nulla. Tutto dipende dalla fede. Se tu misuri secondo la ragione, tutto può sembrare stolto, in quanto qui consolare non significa rallegrare qualcuno con beni, onori, fiorini, eccetera. Ma tu provaci, prendi un passo della scrittura e tienilo bene a mente, poiché sta scritto: state, siate saldi e il vostro cuore si fortifichi, o voi tutti che sperate nell'Eterno. Salmo 31, 25. All'inizio di questo testo l'Apostolo Paolo si riferisce al vizio di vivere secondo il nostro compiacimento. Mentre ci dobbiamo sostenere a vicenda, come ho detto questa mattina, è pesante quanto dobbiamo sopportare. Ogni classe sociale è duramente colpita. Ci riuscirebbe più facile opporre resistenza, invece dobbiamo sopportare ed essere pazienti. La pazienza ci porterà alla speranza. Non impariamo la speranza se non tormentati e stanchi. Questo succede in modo particolare a me. Più volte non ero quasi più in grado di sopportare, ma la speranza mi ha sostenuto. I nostri avversari ci incitano a questa speranza, insegnandoci ad avere pazienza nella sofferenza. Questa speranza nasce dalla pazienza e dalla scrittura. È quello che speriamo ora. E allora che importanza può avere se in questo mondo andiamo in rovina? In Romani 5, versetto 5, sta scritto: non ci vergogneremo di ciò che abbiamo predicato e creduto.